Buongiorno, buongiorno ragazze, come state? Allora, video haul. Cosa significa haul? Significa bottino e oggi ho un bel bottino da farvi vedere, un bottino di capi Shein che ho scelto sul sito sempre in collaborazione con l'azienda. Vi ricordo che nell'info box troverete tutto quello che vi può essere utile e che mi chiedete sempre, tra l'altro, sia il codice sconto e anche i link di riferimento di tutti i capi che vedrete mostrati e nella parte finale del video indossati. La prima cosa che ho scelto è questo qua, questo pullover, lo chiamerei pullover, a righe. Trovo molto sbarazzino, molto adatto al periodo primaverile e mi piace tantissimo come sta addosso perché lo reputo versatile. Infatti può essere utilizzato sia su outfit casual che anche un pochino più eleganti. Lo vedrete indossato con un paio di pantaloni molto carini. Ma può essere indossato tranquillamente con un paio di jeans o anche col pantalone di una tuta, secondo me, perché è veramente molto 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 versatile, vi ripeto. Se così non rende, ma indossato vi renderete conto di quanto è bello. Anche la consistenza mi piace molto, è un bellissimo tessuto e anche l'abbinamento dei colori, ossia questo blu e questo rosa antico. Sembra bianco, in realtà però è un rosa antico, un rosa che tende un po' al pesca, diciamo. Ma è molto 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 bello. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è questa qui. Questa è una maglia camicia, la chiamiamo così ragazze, maglia camicia perché praticamente è una camicia con sopra un girettino in maglia, però è praticamente tutt'uno, ossia le cose non sono divise, è tutt'uno, quindi rende molto semplice vestirsi con un solo gesto. Abbiamo l'out completo e anche in questo caso abbastanza versatile, secondo me molto carino anche l'accostamento di colore bianco e questo colore carta da zucchero, nonché anche la trama del gilet mi piace tantissimo, molto carino. Credo che lo sfrutterò tantissimo, così come credo che sfrutterò tantissimo anche questo, sempre con lo stesso concetto, ma è diverso il modellino, è un pochino più questo è un pochino più elegantino, infatti ha la manica a lanterna con l'elastichino finale e poi sotto ha la camicia che però esce fuori in maniera più lunga, è un pochino più ampia rispetto all'altra, molto molto particolare e mi piace anche in questo caso l'abbinamento grigio con il bianco. Ho voluto poi prendere per la prima volta le mutandine perché le ho viste, mi sono piaciute tanto, ho preso questo set di 1, 2, 3, 4, 5 mutandine, ve le faccio vedere perché comunque potreste essere interessate e poi vi dirò eventualmente se vi interessa la vestibilità. Molto carino il tessuto, è un bel cotone, sono molto resistenti, sembrano molto resistenti. Ovviamente le andrò adesso a lavare e poi quando le utilizzerò vi saprò dire di più, però secondo me sono davvero particolari e mi hanno attirato proprio per le stampe, per avere qualcosa di diverso, ecco, di diverso e spiritoso. Quindi abbiamo provato anche l'intimo di Shein. Ho preso dei capi basic perché comunque ci avviciniamo alla primavera e io utilizzo tantissimo le magliette sotto giacca, quindi le metto sia sotto giacca che sotto i camicioni, sotto il chiodo, a volte metto il chiodo sopra e sotto le magliettine. Poi qua comincia a far caldo da subito, già a fine maggio noi praticamente stiamo a maniche corte, quindi ho preso queste qua che sono delle magliettine basic di un cotone molto bello, ben strutturate, davvero fatte bene. Ultimamente Shein fa delle cose molto carine e io ho scelto queste in quattro colori diversi, più precisamente questo colore qui, ruggine, grigio, rosa, non può mai mancare, e nero. Mi è piaciuta tanto e ho voluto prenderla questa maglia qui. In realtà credevo fosse un altro tessuto, ma ancor meglio che sia questo perché lo trovo adatto appunto al periodo primaverile, molto carino in questo colore verde che dal video sembra un pochino diverso, in realtà è un verde più scuro, un verde bosco direi, e la particolarità che me l'ha fatta scegliere sono le manichine sempre a sbuffo, fatte così, manichine a sbuffo, e poi questi bottoni qui sulla manica. Vedrete quanto è carina questa maglia indossata e l'ho presa
perché ho voluto abbinarla, infatti a questo farò proprio il completo, ho voluto abbinarla a questi pantaloni qui, pantaloni a palazzo, restano però corti al polpaccio, in questo taglio maschile molto 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 bello, dritti, scendono dritti, vedete, scendono dritti, vedete, e sono i pantapalazzo praticamente, però corti, vita alta, taglio maschile, 5 tasche, molto 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 belli, è bello anche il tessuto, è un bel cotone fresco, adatto sempre al periodo a cui andiamo incontro. E sempre per abbinarle al tutto ho preso queste che sono davvero carinissime, sono delle scarpe o più precisamente degli stivaletti a calzino leggeri, leggeri, quindi possono essere utilizzati secondo me sia in primavera ma anche in estate di sera senza calze, perché sono proprio tipo calzino, leggerissime, anzi forse probabilmente adesso farebbe freddo ad utilizzarle, almeno a me che sono un tipo freddoloso, e mi piacciono davvero tantissimo, guardate che carine che sono, e poi al piede stanno molto bene e sono anche comode, cosa fondamentale per una che fa sempre avanti e indietro come me. Non lo so come mai ero in fissa col verde, probabilmente, ma mi fisso con dei colori di volta in volta, e ho preso questa, questo vestito, questo maxi gilet, chiamiamolo come vogliamo, comunque molto molto bello, molto carino, in questo stile college, un po' college, che può essere utilizzato appunto sopra un dolce vita, sopra una camicia, sopra una maglia tono su tono, o comunque con un effetto total block, insomma mi è piaciuta tantissimo, insomma mi è piaciuto tantissimo, e poi come abbinarlo lo deciderò dopo. Così come mi è piaciuto tanto questo completo, che credo che sfrutterò tantissimo, perché sapete che ormai la tuta è uno dei miei must have, ed è una tutina fatta così, di un bellissimo cotone a coste, vedete, molto morbido come tessuto, molto fresco, molto leggero, ed ha il pantalone fatto così e poi il top sopra, che può essere indossato ovviamente come crop top, e sopra metterci, che ne so, un camicione, una camicia bianca, una felpa, insomma quello che volete, ma è molto carino fare il completo appunto con il suo top e il pantalone. Un'altra cosa che vi voglio mostrare assolutamente è una cosa che ho preso come accessorio per la mia Longchamp. Tra l'altro mi chiedete sempre il what's in my bag, ve lo devo fare, lo so. Comunque, siccome a volte all'interno della borsa si crea disordine, ho voluto prendere questo organizer che mi è piaciuto tantissimo. E infatti lo sto utilizzando tanto, vedete, è molto 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 comodo, è super super comodo, si può chiudere per stare più tranquilli, oppure no, io lo lascio aperto così e ci metto le cose più importanti al centro della borsa e tutto il resto lo lascio al lato, quindi nella parte laterale. Guardate come tutto resta ordinato all'interno e mi ci trovo veramente benissimo, mai più senza, penso che ne prenderò altri. Adesso vi lascio alla clip con i capi indossati, e mi raccomando fatemi sapere quale vi piace di più, se vi piace e cosa acquisterete, e vi lascio il codice sconto per tutta la durata del video in sovrimpressione.
ragazzi, anche questo video volge al termine. Vi ho fatto vedere i capi indossati e spero che questo video vi sia stato utile. Molte volte mi chiedete informazioni sui capi Shein. Io devo dire che ultimamente li trovo molto migliorati qualitativamente. Potendo collaborare con l'azienda ho la possibilità di scegliere delle cose che anche voi a volte mi chiedete. Una volta mi avete chiesto di provare prodotti per la casa, altre volte mi avete chiesto di provare l'intimo, quindi io quando posso scelgo qualcosina per potervi dare poi delle risposte. Per quanto riguarda la vestibilità, io vesto la mia taglia. Ultimamente che ho preso qualche chiletto scelgo la M, mentre prima sceglievo la S. Diciamo che, come vi dico sempre, è molto importante leggere le recensioni sotto ad ogni capo. Ci sono le recensioni delle persone che acquistano prima di noi e quelle sono molto utili perché ci danno molte indicazioni in merito alla vestibilità dei capi, al loro tessuto. Insomma, ci sono delle recensioni e io vi consiglio di leggerle per scegliere al meglio. Io lo faccio sempre e di solito scelgo dei capi molto molto carini, validi. Ho avuto raramente dei flop, qualche flop l'ho avuto ma raramente. Detto questo, ragazze, io vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Vi si ama, ciao.